Buongiorno a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova video lezione. Questa volta il tema sarà nuovamente latino. Latino perché diversi di voi mi hanno chiesto delucidazioni sulle subordinate infinitive. Le subordinate infinitive sono un particolare tipo di subordinata latina che in italiano si traduce con una frase oggettiva o soggettiva. Soggettiva quando il verbo che le regge è impersonale, ad esempio è giusto che loro studino, mentre invece le subordinate oggettive sono delle subordinate in cui il soggetto compare nella frase principale, quindi ad esempio la mamma dice che devi studiare. Naturalmente la peculiarità della subordinata infinitiva è che il verbo è alla forma dell'infinito, quindi modo infinito, e il soggetto non è normalmente al caso nominativo ma accusativo. Quindi per affrontarle è necessario che io vi spieghi i vari tempi dell'infinito, che sono tre: infinito presente, perfetto e futuro. L'infinito presente, così come effettivamente il perfetto e futuro, possono avere sia una forma attiva che una forma passiva. La forma attiva è, prendiamo un esempio qualsiasi, quello del verbo amare, così come in italiano sono are, ere, ire, ovviamente in latino sono are, ere con la lunga, ere con la breve e ire. Esempio standard, amare. Mentre invece la forma passiva dell'infinito presente è amari. Quindi, una volta che voi individuate che nella vostra subordinata c'è un infinito presente, dovete ricordarvi che questo tempo dell'infinito è sempre una spia di un rapporto di contemporaneità dell'azione della subordinata con l'azione della reggente. Quindi una frase potrebbe essere tradotta in italiano per rendervi l'idea di contemporaneità: la mamma dice che devi studiare, cioè la mamma dice adesso che tu devi studiare adesso. Il passaggio successivo è quello dell'infinito perfetto, che prevede alla sua forma attiva, per tutte le coniugazioni, il tema del perfetto, quindi laudo, laudas, laudavi, terza voce del paradigma, il tema del perfetto più la desinenza isse che va attaccata al tema del verbo. Quindi, esempio standard, abbiamo detto con il nostro verbo preso ad esempio, amavisse, mentre invece la sua forma passiva è formata invece alla fine da un tempo composto, ecco, è formata dal participio passato al caso accusativo, quindi amatum, amatam, amatum, perché ovviamente sarà concordato con il soggetto, quindi questo era il caso del singolare, se no avrete amato, amata, se via dicendo, e più la parolina esse, quindi sarà ad esempio amatum esse. Nel caso in cui troviate quindi l'infinito perfetto, dovete ricordarvi che instaura con la reggente un rapporto di anteriorità, per cui indica qualcosa che è successo prima. Nell'esempio, la mamma dice che dovevi studiare. La mamma oggi dice che ieri, quindi qualcosa che è accaduto prima, dovevi studiare. Ultima eventualità è quella dell'infinito futuro, in cui per fare la forma attiva dobbiamo usare il participio futuro, quindi amaturum, amaturam, eccetera, sempre il caso accusativo, più la parolina esse. Quindi, esempio standard, amaturum esse. Mentre invece per fare la forma passiva dovete prendere il supino, quindi laudo, laudas, laudavi, laudatum, la quarta voce del paradigma, più a parte la parolina iri, quindi ad esempio amatum iri. Ricordatevi anche in questo caso che l'infinito futuro instaura con la reggente un rapporto di continuità,
posteriorità, per cui quello che esprime è qualcosa che succederà in un altro momento futuro. Per cui la mamma dice che dovrai studiare. La mamma dice adesso che dovrai studiare domani. E qui, insomma, non posso darvi una traduzione perché la traduzione dei verbi dipende dal loro contesto. Vi propongo un esempio, vediamo un po' tra quelli che ho io, qualcosa di semplice. Ve l'ha detto: apparet urbem a strenuis militibus defendi, in cui apparet è la principale e da urbem a defendi c'è la subordinata infinitiva, in cui il verbo all'infinito è defendi, un passivo infinito presente. Quindi, apparet dal verbo appare, quindi è evidente, appare evidente che, perché nel tradurre l'infinitiva alla forma esplicita dovete sempre usare il che, mentre se il soggetto è lo stesso della reggente dovete usare di più infinito. Quindi, appare evidente che urbem, da urbs urbis, qui è urbem, quindi è all'accusativo, per cui diventa il nostro soggetto, la città defendi, dobbiamo dare contemporaneità, perché è un infinito presente, quindi che la città è difesa, e poi abbiamo a più l'ablativo, strenuis è l'aggettivo di militibus, da uomini strenuis, valorosi. Vi faccio magari un altro esempio, vediamo un po', sempre molto facile. Ok, benissimo, facciamo questo. Vedo tutti esempi lunghi, ma d'altra parte le mie esercitazioni non sono come le vostre, per fortuna vostra, non mia. E va bene, facciamo questa. Schis me ec, quindi haec, si scrive, dixisse per iocum, dove schis è la principale e da me a iocum c'è l'infinitiva. Il verbo è dixisse, quindi un infinito perfetto attivo, e quindi la frase va tradotta così. Schis, seconda persona del presente da scio, quindi tu sai che me, ego mei, michi, me, quindi è un accusativo, me, per cui tu sai che io, dixisse, è un infinito perfetto, dobbiamo dare senso di anteriorità. Ho detto, ec, vi ricorderete, ic, coc, è un neutro plurale accusativo, quindi ho detto queste cose per iocum, per scherzo. Quindi tu sai che ho detto queste cose per scherzo. Spero dunque che la mia spiegazione delle subordinate infinitive vi sia stata chiara. So che sono stata un po' frettolosa, però se mi fossi troppo dilungata il video sarebbe diventato chilometrico. Quindi portate pazienza e se avete qualche dubbio non esitate a commentare qui sotto. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi o qui sul mio canale YouTube oppure sulla nuova pagina Facebook che reca il mio nome, Paola Martina Reggiani, oppure ancora su Instagram. A presto!